incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la tua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io affido a te tutto me stesso, accettando con gioia le domande di Dio, il concetto di grazia, ma sempre pensato per me, al Padre Celeste. Ma che voce di adorazione dello Spirito, tu divenga sempre il mio Padre, e del regno, nella fedeltà, alla vocazione del Cristo, in comunione specialmente il cuore di Signore di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, perché le famiglie siano luoghi di comunione e di accoglienza, scuole di vita e di amore quotidiano e fecondo. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te veniamo. Perché tu non ricordi, ma ti amo, i regini, la Santa Chiesa, e per te che ti sono raccomandati, cuore divino di Gesù, io ti ho dato, mentre nel cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, illuminato nel sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, e di liberazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, e la grazia del Spirito Santo. Gloria al Divino Padre. In particolare preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita che trasforma il profondo della relazione umana e apre l'incontro con Dio e con i fratelli. Preghiamo per tutti gli italiani nati o cresciuti nel nostro paese, affinché la ricchezza delle loro culture di provenienza non venga smarrita, ma sia riconosciuta e valorizzata, e li renda lievito per una società più aperta, più sensibile e giusta. Il Gesù, nel mese che ricorda Sant'Ignazio di Loyola, infiamma del tuo amore il cuore dei tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminanti per consolare le anime. Perché impariamo da Maria la perseveranza nella fede in ogni circostanza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre, poveri. Vieni, Vattore dei dormi. Vieni, luce del cuore. Consolatore perfetto. Ospite d'onore delle anime. Dolcissimo sollievo. E pianto conforto, con luce pianissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è nuovo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è reato, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido. Sana ciò che è gelido, rinfresca ciò che è sbagliato, dona ai tuoi fedeli che solo a te convivano i tuoi santi doni, dona il tuo bene, dona la tua santa, dona gioia eterna. Amen.
Oggi giovedì e ricordiamo la santificazione dei sacerdoti e preghiamo per le vocazioni sacerdotali. Signore, apri le mie labbra. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Venite popoli, adoriamo il Signore, il Dio unico e vero. Dio viene a salvarmi. Signore, venga a gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. O Cristo, Verbo del Padre, venga glorioso fra gli angeli, luce e salvezza del mondo, in te crediamo, cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino, incontro al Padre. Amen. Vediamo, leggiamo il Salmo 18. Salmo 18, il grande Salmo. Oggi Santa Maria Goretti. L'antifona cristiana è la nostra Anna Salmi. La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è perfetta. 31? Sì, 31, sì, sì. La parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. Allora, vedete quando effetti deriva dalla parola di Dio. Quando effetti, Maria Pia. Sì, devi scrivere. L'effetto della parola di Dio è una via perfetta. Allora dobbiamo dire, senza questa parola non c'è via, non c'è strada dove una persona si possa realizzare, ma non solo. Ed è purificata nel fuoco. Perché purificata? Voi sapete che il fuoco sterilizza, annulla tutti i microbi che possono ferire anche la nostra salute. Quindi questa parola ci purifica, ci illumina, ci riscalda. Quando ha dentro di sé l'indifferenza e freddo, non ha tenerezza, è scoraggiato, questa parola mette il cuore, mette fiamma nel cuore. Sono deluso perché mi calpestano, non mi comprendono, e incomincia a dire ma, e dice: invano ho fatto del bene, invano ho amato. E uno comincia un po' a rattristarsi, a scoraggiarsi.
Ecco perché la parola di Dio diventa uno scudo, tutti dai scudo contro gli scoraggiamenti, un ritornare indietro, scudo per chi lui si rifugia. E difatti dice così, perché vi sto dicendo questo? Non ha parlato il Signore? Il Signore Dio non è Lui la roccia? Non è Lui anche colui che rende integro il cammino, integro significa non corrotto, non corrotto, non corrotto? Pensate agli avvenimenti che stanno accadendo in Francia con i giovani manipolati, ed è terribile questo, una gioventù scanzonata, una gioventù che si lascia abbindolare dalle ideologie, dai più grandi, che dovrebbe essere invece le guide, purtroppo è così, no? Chi è roccia se non il nostro Dio, che ha reso integro il nostro cammino? Lui che dà agilità di cerve, non nel fare il male, ma nel fare il bene, che addestra le nostre mani alla battaglia, non una battaglia distruttiva, ma edificante invece. Qui cosa fanno questi ragazzi, questi giovani? Fanno un altro teppismo. Le mie braccia a tendere l'arco di bronzo contro il male. Guardate, voi se prendendo il Salmo 17, cioè il Salmo 16, ma nelle numerazioni 17 dice, guardate un pochino, pregavo proprio oggi, ieri pomeriggio, seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Cosa stanno facendo i giovani manipolati dalle ideologie dei più grandi? Violenza, arroganza, bruciano, scassinano, rompono i vetri dei negozi. Seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Che significa allora? Lì dove non risuona la parola di Dio c'è violenza, c'è scoraggiamento, c'è odio, c'è rancore, c'è teppismo, c'è anche... Questi sono, ragazzi, l'avventura, le avventure strane di vedere, di bruciare e di vedere, come dire, dissidio, scontri, proprio vogliono le battaglie, sangue, teppismo la notte, la sera, si ubriacano, calpestano, tempestano di ferite. Guardate un po' che cosa succede con purtroppo fidanzamento meno e convivenze. Ci si uccide, assassini, lontani da Dio così. Seguendo la tua parola ho evitato i sentieri del violento. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Custodendo le tue parole, conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il mio peccato, nella tua volontà e la mia gioia. Mai dimenticherò la tua parola. Guardate quanto è importante la parola di Dio. Quando i ragazzi non vogliono sentire la parola di Dio, e siccome noi dobbiamo comunicare in altre parole il senso della parola di Dio per renderlo piuttosto umane, magari più comprensibile, il catechismo non è altro che spezzettare la parola di Dio dentro il livello mentale dei nostri ragazzi, dei più piccoli in modo piuttosto facile, i più grandi in modo un pochino più ragionato, più grande ancora in modo piuttosto anche, come dire, con i sillogismi giusti, razionali, comportanti. Dove non risuona la parola di Dio c'è odio, c'è oscurità, c'è poco da fare. Allora, gloria al Padre, Figlio, Spirito Santo, era nel principio.
La tua destra mi sostiene, Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza. La tua destra mi ha sostenuto. Mi hai esaudito e mi hai fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi. I miei piedi non hanno vacillato. Ho inseguito i tuoi nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari. Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Quelli che mi odiavano li ho distrutti. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Hanno gridato al Signore ma non ha risposto. Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Mi hai scambiato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo di nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore. Impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra ci sostiene, oh Signore. Guardate allora, vedete? A destra del Signore è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. È lì che noi possiamo trovare la vittoria su ogni cosa. C'è tanto male attorno a noi, come facciamo a purificare tanto inquinamento? Mettiamo il primato di Dio nel nostro cuore, cerchiamo di vivere la parola di Dio che mi dà respiro, mi dà libertà, mi dà certezza, mi dà sicurezza. Perché la vittoria arriva solamente in chi confida nel Signore. La sua destra mi ha dato certezza e sicurezza e vittoria. La sua destra, la sua forza, non la mia forza. Noi siamo deboli e fragili. E siccome siamo deboli e fragili, lui si presenta come uno che dice a te ci forza in me. La tua destra ha fatto prodigi. Facciamo lavorare perché faccia prodigi dentro di noi. Ognuno di noi è chiamato a vivere la nostra esistenza in modo prodigioso. Mi hai intessuto nel grembo di mia madre come un prodigio e devo continuare ad essere un prodigio dato che lui mi ha intessuto nel grembo di mia madre come qualcosa di straordinario. Quindi, Signore, ognuno di noi ha fatto di noi un capolavoro. Dobbiamo seguire i suoi progetti perché ognuno di noi è irrepetibile, originale. Allora, se noi maltrattiamo, bistrattiamo il dono di Dio, lo bistrattiamo perché non curiamo colui il quale dice fai così, ti indico la strada, segui quello che ti indico. Ti ho dato anche i genitori che ti possono aiutare per quanto è possibile. Il resto lo faccio io, perché il Signore non ci abbandona. L'uomo può fare quello che è possibile. Quando abbiamo fatto quello che era possibile fare, allora contentiamoci. Il resto lo fa Lui, perché non ci abbandona in noi stessi. Purtroppo, tante volte, tanti ragazzi che sono chiamati a capolavori invece vengono abbandonati e si perdono nei vizi, nelle situazioni più ingresciose e anche antiumani, non umani, ma contro la natura stessa tante volte. Andiamo allora all'ultimo salmo.
Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi salvi dai nemici furenti, dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. Capite? Tu mi fai trionfare, tu mi salvi, tu sei quello che mi fai trionfare sui miei avversari, tu sei colui il quale mi libera da ogni male. Ed è molto importante questo qui. Forza. Per questo Signore, io lo tra le genti e canterò in mio tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, alla Davide e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. È vero questo vivo il Signore, no? È vivo il Signore, benedetto il Signore, mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Non gridare, bisogna che... Tu sai gridare? Scusate, qualche volta perché uno quando è solo dice viva il Signore, benedetto la sua presenza che mi sostiene, mi incoraggia, perché non dobbiamo dire queste cose? Tante volte quando siamo tristi viviamo la tristezza, quando il Signore ci dà una lama di gioia, perché non dobbiamo esultare? Danza! Sì. È così, sì. Togli il velo ai miei occhi, Signore. Scruterò i prodigi della tua legge. Dal secondo libro di Samuele, capitolo 6, versetti 1-22. Allora, l'arca dell'alleanza viene trasportata in Gerusalemme. L'arca è preziosissima per il popolo di Israele. Perché è preziosa, Tiziana? Perché c'è la mamma. Segno della presenza di Dio, questa. Segno della presenza di Dio, perché lì era contenuta da manna nel deserto, i 10 comandamenti e anche il bastone di Aronne. Andiamo allora al secondo libro di Samuele. Sono libri storici. Guardate ancora la storia, si è fatta una storia progressiva. Dall'arca dell'alleanza andiamo al tabernacolo di Cristo, la stessa cosa, no? Tabernacolo significa piccola casa dove noi conteniamo le ostie, l'Eucaristia. L'Eucaristia cos'è? Sostituisce la manna del deserto, richiama la vittima che noi immoliamo sull'altare, Gesù. Quindi la presenza di Dio, carissimo Fabio Rino, ciao. Capitolo 5, 6. Versetto 1. Possiamo iniziare? E io, giusto? Sì. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Quindi questo esercito era la sicurezza di Gerusalemme, la sicurezza del re Davide, la sicurezza. Noi sappiamo invece che la vera sicurezza non sta nelle armi, e Gesù lo dirà chiarissimamente dinanzi un proconsole
che era il segno della presenza dell'impero romano lì a Gerusalemme. Pilato, tu sei re? Gli disse Pilato. Lo sono, sono nato per questo. Però il mio regno, il re ha un regno da guidare, no? Una nazione da guidare, ma il mio regno non è di questo mondo. Il regno di Dio non è questione di cibo, di bevanda, di vestito, ma è pace, gioia, giustizia e amore. Questi sono i cittadini del regno di Dio. Poi si aspetta. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, il numero di 30.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baala di Giuda per far salire di là l'arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. Quindi c'è la forza dell'uomo e la forza di Dio, l'arca santa, la forza di Dio. La forza dell'uomo invece sono i cannoni, i bombardieri e l'esercito di soldati. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la porsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Perché era andato a finire da Abinadab? Perché c'era stato un fatto increscioso: morirono due persone quando hanno cercato di non far cadere l'arca a terra. Allora si hanno toccato l'arca e morirono. Allora ebbe paura e fu portata in un altro posto. Vediamo un pochino, anche qui mi pare che ci sia lo stesso avvenimento. Sì, vediamo. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la porsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio alla casa di Abinadab, che stava sul colle, Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e concerti, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. Capite la gioia della presenza di Dio che li portava a danzare, a cantare, a dare festa. C'è la presenza di Dio, non si può stare tristi. Quando uno veramente partecipa al mistero della Santa Messa, è come se vivesse il piccolo paradiso. Non c'è posto per la tristezza, e questa tristezza deve essere presentata al Signore perché sia diluita, perché Dio è il motivo di tanta gioia. Gli uomini ci contrastano, ci contristano, ci danno tristezza, ma Dio dà consolazione, Dio di ogni consolazione. Giunti nell'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Sono dei segni un pochino fuori della norma, cioè dire, dobbiamo rispettare le cose sante perché Dio è santo, e chiunque tocca ciò che è santo in modo indegno fa sacrilegio. Uno che fa la comunione con l'odio, con rancore, il sentimento, fa un sacrilegio, peccato grave. Lì si moriva, qui il Signore dà un sacrilegio, è un peccato grave che deve chiedere, perché il Signore paga per noi, il perdono è questo debito scontato da Dio Santo, da Dio, dal mistero di Gesù Cristo, dalle sue piaghe siamo stati guariti. E quando noi ci confessiamo, il sangue di Gesù ripara tutti i nostri peccati, ci riscatta.
Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzza. Quel luogo fu chiamato Peres Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe timore del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-Edom di Gat. Capito? Non vogliamo che voi si scaglia contro di me e mi fa morire, no? È mandato altrove, no? L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. E se, così si è rassicurato Davide dopo quanti mesi? Tre mesi. Dopo 3 mesi ebbe la certezza che il Signore si era placato. Allora se l'ha portato poi a Gerusalemme, nella sua reggia. Ma poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio alla città di Obed-Edom, alla città di Davide, e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e una ariete grassa. Ecco, per espiazione, quindi una rassicurazione c'è maggiore perché l'arca veniva a casa sua, che non fosse un'arca da maledire con la morte. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un ephod di lino. Cioè dire praticamente un tantone, no? Di lino. Perché come per festeggiare, cioè si è tolto tutti gli indumenti, i regali, e si è messo come tutti gli altri uomini normali, perché dinanzi a Dio nessuno è superiore come regalità. Come Esther. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. E danzando. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Lo disprezzò. Attenzione su questo disprezzo. Il disprezzo, purtroppo, ebbe effetti nei confronti della sua vita. Michal non ebbe figli. E gli effetti, guardate, ogni peccato ha le sue conseguenze. Uno che non va a messa la domenica non può chiedere delle grazie al Signore, andrà di male in peggio. Non dimentichiamo, non si può scherzare con Dio. Se Lui ci ha creati è perché siamo preziosi ai suoi occhi. Quando noi lo dimentichiamo, non andiamo a messa la domenica, purtroppo sono effetti distruttivi. Il Signore si dispiace che così obliterato, dimenticato, messo da parte, così emarginato. Ma dobbiamo considerare il Signore superiore ad ogni altra cosa. Chiunque, voi che mi seguite, se non mi amate più di ogni altra cosa, non potete essere miei discepoli. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno,
una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Ecco la festa, bella questa situazione, bellissimo. Davide tornò. Tornò per benedire la sua famiglia. Gli uscì incontro Michal, figlia di Saul, e gli disse: bello onore, l'ho rimproverata, l'ho forza, bello onore, forza. Se bello onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla? Capito? Tu sei un re, ti sei scoperto, perché è forte, no? Sì. Davide rispose a Michal: l'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi in capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho danzato davanti al Signore e non per farmi ammirare. Tu invece, tu mi hai guardato, dice, ma che bell'onore, padre, che uomo sei tu? Tu un re che si spoglia mezzo nudo con il mutandone, no? Anzi, mi abbasserò, disse così Davide, guarda l'umiltà, anzi, mi abbasserò ancora più di così, non per farti la raggia, come dire, per farti arrabbiare, ma perché lui si merita, il Signore si merita questo. Chi sono io dinanzi a Dio? Un verme. E mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, me ne frego, io sarò onorato. Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Capite? Le conseguenze. Guardate come termina il gesto della critica. Stiamo attenti a gestire bene i nostri sentimenti, odio, rancore, risentimenti, gelosie, che sono tutte cose che hanno effetti deleteri, e tante volte non sappiamo individuare per quale motivo le cose vanno male. Che bello questo giallo. Sì, capite? Ciao, ciao. Ettore, ciao, ciao. Dunque, capite? Tante volte le cose vanno male senza sapere da dove viene. Dal tuo atteggiamento, non rispetti il Signore, non rispetti i comandamenti, il tuo prossimo, tua mamma, tuo papà, non ubbidisci, non hai quella venerazione, quella tenerezza di cui dovresti essere, come dire, rivestiti. Siamo attenti, Signore, Deus non irridetur. Significa, con Dio non possiamo prenderlo in giro. Irridere Dio, cioè prendere in giro, non possiamo scherzare, prendere in giro il Signore, perché tutti si ritorce contro di noi. Stiamo attenti ai ragazzi turbolenti, testoni, testardi, che sono, si fermano lì nelle loro idee, ma devono aprirsi con umiltà, perché l'orgoglio intellettuale, mi piace questo, io non ti ascolto, perché per me è una cosa giusta fare questo. E cosa stanno a fare i genitori? A generarti e poi finire nel loro compito educativo? No, non ci dobbiamo stare, educare la vita buona del Vangelo, non secondo le nostre filosofie, ma secondo il mistero. Più allora, più conosciamo il Signore, e più possiamo curare i ragazzi. Quando il Signore Gesù a 12 anni, c'è stata quella piccola situazione incresciosa, i tre giorni che non si è fatto vedere, e fu, come dire, hanno cercato a destra e a sinistra, erano angosciati, impauriti,
se questo mio figlio, il nostro figlio, si è perduto, quando l'hanno ritrovato, allora mi dice, perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, occuparmi delle cose del Padre mio? È stata una lezione e si chiuse così. Da quel momento in poi, fino a 30 anni, fu ubbidiente, dice, visse sottomesso ai suoi e cresceva in sapienza e in grazia, presso Dio e presso gli uomini. Questo è stato. I nostri ragazzi invece no, non crescono presso Dio e presso gli uomini, sono disobbedienti e villanzoni. E poi ci piangiamo le conseguenze, fanno di testa loro, non accolgono consigli. I genitori che sono più avanti dei loro figlioli hanno sperimentato i fallimenti, hanno sperimentato le difficoltà, hanno sperimentato le cose belle quando hanno ascoltato la parola di Dio e possono comunicare ai propri figli. Invece no, il mondo è così, ma non è così il mondo. Vattene via Satana, perché non parli secondo Dio ma secondo gli uomini. Il mondo va così, secondo gli uomini, secondo il criterio degli uomini. Non è così. Scusatemi, chi deve valere? La mentalità di questo secolo oppure la parola di Dio che deve illuminare, deve attraversare il buio e le menzogne e l'indifferenza di questo nostro secolo? Ma scusatemi. Allora, noi partiamo col piede da sconfitti. Se la sua logica, la logica di Dio, è la logica umana, la logica vera che fa crescere l'uomo, perché devo seguire la logica disumana dell'uomo comodo che cerca i suoi agi e se ne frega della moralità, del modo di agire? Per quale motivo? La tracotanza, la durezza del cuore? Verso a Dio di potenza. Voi, fratelli e sorelle, con molto peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio.
E con voi il nostro responsore. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. Forza. I sacerdoti si vestano in giustizia, i fedeli cantino di gioia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della gloria. I sacerdoti si vestano di giustizia e i fedeli cantino di gioia. Adesso ringraziamo Elvira che è venuta ad essere vedi a parlare. Vieni, seconda lettura. Andrò nei luoghi del mirabile tabernacolo, l'arca santa, tabernacolo, arca santa, tabernacolo. Cosa vuol dire Antonella? Eccolo qua, dal libro di Samuele, la presenza. Quella è la prima lettura. Questa era la prima lettura. L'abbiamo detto, no? L'arca santa. Diglielo tu, Anna, cosa c'è nell'arca santa? La presenza di Dio. C'è Dio. Segno della presenza di Dio. Cioè dire c'era la manna. La manna. Le tavole della pietra. Il bastone di Aronne. Il bastone di Aronne. L'arca santa, i 10 comandamenti, cioè la parola di Dio e il bastone. Bastone perché? Noi non siamo anarchici, noi seguiamo il buon pastore. Allora era Aronne, adesso poi è successo Mosè, poi Giosuè, i giudici, i profeti, i sacerdoti, i leviti e così via. Poi Gesù, e dal sacerdozio di Cristo sono i sacerdoti, i vescovi e il Papa. Su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte degli inferi. Ecco. Il tabernacolo. Nel tabernacolo c'è, ci sono. Cosa ci sono nel tabernacolo? Diglielo tu. Gesù. Sì. La pistide, ci sono le ostie, come la manna nel deserto. Allora era un cibo che alimentava il corpo. L'Eucaristia alimenta l'anima e con la forza di questo cibo possiamo affrontare tutte le difficoltà. Senza l'Eucaristia non c'è forza, non c'è vigore, è inutile andare avanti così. Parola e anche la parola non di solo pane e di uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la parola ti indica l'Eucaristia. Questo è il mio corpo, la parola di Dio, questo è il mio corpo dato in sacrificio per voi. Allora andiamo qui, questo allora è un'omelia di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Andrò nel luogo del mirabile tabernacolo. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oddio. Salmo 42. Dunque, come quei cervi anelano ai corsi d'acqua, così anche i nostri cervi che, allontanandosi dall'Egitto e dal mondo, hanno ucciso il faraone nelle loro acque ed hanno sommerso il suo esercito nel battesimo, dopo l'uccisione del diavolo, anelano alle fonti della Chiesa, cioè al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che il Padre sia sorgente è scritto nel profeta Geremia. Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Del Figlio poi leggiamo in un passo. Hanno abbandonato la fonte della sapienza. Infine, dello Spirito Santo si dice, chi beve dell'acqua che io gli darò,
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. L'Evangelista spiega il passo dicendo che questa parola del Signore si riferisce allo Spirito Santo. I testi citati provano chiarissimamente che il mistero della Trinità è la triplice fonte della Chiesa. Attenzione, anche lo Spirito Santo viene chiamato anche un altro nome, oltre che Paraclito, Difensore, eccetera. Consolatore, viene chiamato con un'altra parola, Rugiada. Rugiada dello Spirito. Sì, c'è una Santa Messa, c'è quando impone le mani sulle oblate, sull'ostia e sul calice, dice, bello con la rugiada del tuo spirito, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, Spirito Santo. A questa fonte anela l'anima del credente, questa fonte brama l'anima del battezzato, dicendo... L'anima mia ha sete di Dio, fonte viva. Non ha desiderato infatti freddamente di vedere Dio, ma l'ha desiderato con tutta la brama. Ne ha avuto una sete ardentissima. Prima di ricevere il battesimo parlavano tra loro e dicevano: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ecco, si è compiuto quello che domandavano. Sono venuti e stanno in piedi dinanzi al volto di Dio e si sono presentati davanti all'altare e al mistero del Salvatore. Allora, come si fa a vedere il volto di Dio? Ascoltando la sua parola. Perché la parola di Dio manifesta la natura di Dio, cioè il volto di Dio. Infatti ce l'abbiamo scritta là. Sì. Riuscirà a vedere il volto di Cristo nell'Eucaristia attraverso l'ascolto. L'ascolto la parola di Dio. Quando uno non ascolta la parola di Dio, guardate quanto è facile allontanarsi da Dio, perché si fa un Dio che è diverso di quello che lui è veramente nella realtà. E il Signore si lamenta perché Dio, io non sono quel Dio che tu pensi che io sia. Tu lo sei fatto tu. Secondo te Dio è questo. E difatti quanta gente maledice Dio perché non lo conosce, perché giudica le cose di questo mondo in un modo suo personale, e siccome pensa che Dio ha creato tutto, ha creato anche il male e fa male, viene a seminare dolore di stomaco, malattie, gli insanguinamenti, gli assassini, come se tutto venisse da lui. Quando è lui che ti previene, dire: figlio mio, ascoltami e rispetterai il tuo amico, il tuo nemico, amalo, perdonalo, vai avanti, prendi forza da me, come io ho perdonato, anch'io ti darò la forza di perdonare. A me la vendetta, tu perdona, così via. Invece ci facciamo un volto di Dio che veramente è mostruoso, un Dio così, di gente che arriva ad essere, come dire, a manipolare la natura umana, la propria natura, corrompendola e utilizzandola per il segno di una libertà che diventa distruttiva per l'uomo stesso. L'omosessualità cos'è qui? Cos'è la natura umana, la natura divina? È terribile. Quindi il volto di Dio ce lo dà la parola di Dio, la parola di Dio. Chi sono io? Chi è lui? Diamo forza. Ammessi a ricevere il corpo di Cristo e rinati nella sorgente della vita, parlano fiduciosamente e dicono: mi avanzerò nel luogo del tabernacolo mirabile fino alla casa di Dio. La casa di Dio è la Chiesa. Questo è il tabernacolo mirabile, perché in esso si trova la voce della letizia e della lode e il canto di quanti siedono a convito. Voi che vi siete rivestiti di Cristo,
e seguendo la nostra guida, mediante la parola di Dio, siete stati tratti come pesciolini all'amo, fuori dei gorghi di questo mondo, dite dunque, in noi è mutata la natura delle cose. Infatti i pesci, che sono estratti dal mare, muoiono. Gli apostoli invece ci hanno estratti dal mare di questo mondo e ci hanno pescati perché da morti fossimo vivificati. Quindi le acque del mare, come dice la scrittura, sono le acque della cattiveria, della malvagità, della menzogna, dell'impostura, della vendetta, del rancore, eccetera, del delitto. Vi farò pescatori di uomini, cioè tiratele fuori da questa malvagità, da questa cattiveria, tiratele fuori. Noi battezzati siamo come gli apostoli, dobbiamo tirare fuori le persone lontane da Dio che sono vittime del male, sono disperati, cioè, e diventano un peso per gli altri. La disperazione di una persona fa disperare tutto la compagine della famiglia, di quelli che conoscono, perché diventa un'ossessione per gli altri, un tormento degli altri. Finché eravamo nel mondo, i nostri occhi guardavano verso il profondo dell'abisso e la nostra vita era immersa nel fango. Ma dopo che siamo stati strappati ai frutti, abbiamo cominciato a vedere il sole. Abbiamo cominciato a contemplare la vera luce ed emozionati da una gioia straordinaria, diciamo all'anima nostra, spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ti sei commossa? No, mi sono commossa perché bello. Ho ripreso ad andare all'hospice. Ah, sì. E questa è una delle spera in Dio. Perché in quei letti giace a volte anche la disperazione, la sofferenza, la solitudine. Perché sono comunque pazienti che anche se sono aiutati dai familiari, alcuni, perché alcuni sono soli completamente, comunque sentono nella loro carne questa solitudine. Sì, e non solamente... Solo che a volte non si hanno manco le parole per poterle aiutare, quindi si sta zitti. Però sono riuscita a ritornarci e sono contenta perché prima di tornarci è stato un po' un combattimento, ci vado, non ci vado, perché bisogna anche imparare a essere impermeabili, no? Non portarsi poi troppa sofferenza a casa, perché altrimenti bisogna trovare l'equilibrio in quello che si fa, perché sennò... Sì, anche perché è il metodo anche di Teresa di Calcutta quando diceva alle suore dovete essere sereni perché incontrerete degli ammalati e non potete portare un viso smorto perché già alla sofferenza mettete no, anche questo sofferenza. Sì, sì, sì. In questo senso, sì, sì. E lo diceva per sempre Giuliano. Sì. Giuliano, lo diceva quando andavamo in Villa Betania, io le prime volte piangevo quando vedevo quegli anziani. No, bisogna, anzi sai cosa ho sperimentato? Non devi piangere, devi dare anche coraggio. Io mi sentivo le prime volte. Sì. Mi sentivo, mi commuovevo spesso. Però sai cosa, con quelli che parlano ancora, e ci sono. Basta, a volte ho pensato, no, basta che faceva prima nella vita, no? Uno faceva il giardiniere, uno faceva il forzimento, uno faceva l'ingegnere, no? C'è di tutto lì. Allora a volte ci fermiamo a parlare su che cosa mi può dare lui della sua esperienza. E ti devo dire che passa quell'ora che se lo dimentica. Però poi è difficile. Infatti lo volevo dire, cioè ogni tanto vuole venire con me. Come vecchi tempi, quando ha bussato. Sì, ci vediamo un po'. Dunque, una cosa, guardate, sembra una cosa strana, ma se voi fate dire un'Ave Maria con calma, voi non dovete dire,
ti consola l'Ave Maria. Diciamo insieme l'Ave Maria. Quell'Ave Maria ha gli effetti molto più efficaci della medicina che viene data per attenuare la loro sofferenza. È un qualche cosa di strano, di diverso, ma anche di corroborante, di consolante, perché prega per noi peccatori. Ma ci sono delle cose che l'effetto del mistero della parola di Dio, che è fatta preghiera, implorazione, diventa un tocca sana nel cuore di chi prega e fa pregare. Anche se non tutti. Anche se, anche per la prima volta, sentono dire una Ave Maria, sarà scioccante e poi consolante, perché quell'Ave Maria ha un effetto veramente che noi non possiamo mai pensare, ma va in profondità. È una cosa buona, è una parola che risana, è una goccia che di consolazione, di conforto, un effetto, non dico placebo, ma molto più profondo. Allora, facciamo l'esperienza. Il medico, qualche po' di esperienza dei miei 76 anni, ce l'ho in medico, perché io ho avuto un ragazzo che aveva bisogno, sono cambiato da così a così, ho smussato tanti angoli perché il ragazzo cresceva e aveva altri problemi sempre, ogni giorno, e si cambiava di sera, di mattina, e dovevamo tutti e due con mia moglie e darci anche il cambio, perché uno non ce la faceva. Poi, prima di parlare della preghiera, che alle volte qualcuno è come se uno lo spingesse, ci deve andare con calma. Perché prima deve la persona che va da questi ragazzi o dalle persone che ne hanno bisogno, bisogna essere, fare in modo tutto possibile di essere, sminuirsi intanto dalla sua altezza che uno ha, perché per entrare a far parte o a contatto con queste persone c'è bisogno di tanta umiltà, di tanta esperienza prima, perché uno deve vedere queste persone come si comportano, come si muovono, non andare all'imbatto, ma guardarli prima, per vedere come si comportano, avere notizie di queste persone. Dopodiché uno, per curiosità, buongiorno, come fai, semplicemente, ma come è andata la giornata, si avvicinare così. Quando poi si vede che uno è ben accetto da una parte e dall'altra, allora si può intervenire con qualche esempio. Senti, c'è questa immagine così che ti pare, è stata bella, cioè con tante cosette di contorno. Dopodiché, quando c'è la fiducia da una parte, si può intervenire con qualche preghiera, con altre persone, in comunità, e così si è. Come si chiama lei? Pulizzi, Enzo. No, Enzo. Io sono d'accordissimo con lei. Cioè, per esperienza già fatta, ecco, e che faccio tuttora. Perché... È l'empatia, poi si crea, se, no, se non c'è quella, se non c'è quella. Prima il fattore umano e poi la medicina. Se non c'è quello, bisogna. Ok, benissimo, grazie. Andiamo. Consorno. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita. Per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita. Mettiamo in piedi e vino. Io dico a voce chi deve chiedere. Assorge della luce, ascolta Padre Santo, la preghiera degli umili, dona linguaggio mite che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira, donaci occhi limpidi che vingano le torbide suggestioni del male, donaci un cuore puro, fedele.